Ciao, bentornato in questa nuova lezione in cui andremo a parlare di come crescere su Instagram. Quindi, se vogliamo crescere effettivamente su Instagram e vogliamo avere le risorse giuste per partire con il piede giusto e non finire poi nel dimenticatoio, dobbiamo conoscere la chiave per crescere, ovvero dobbiamo essere alleati o amici dell'algoritmo, perché l'algoritmo cambia costantemente e ci ricordiamo. Per citarne due cambiamenti che sono stati rivoluzionari per questa piattaforma, quello di luglio del 2019, dove Instagram ha vietato i bot automatici. E lì, grazie al cambiamento dell'algoritmo, è cambiato completamente il modo di approcciarsi alla piattaforma, perché molti prima imprenditori, influencer, sono diventati famosi grazie ai bot, perché con Instagram generavano contatti continui. Riuscivano a raggiungere moltissime persone e pagavano veramente un minimo, ok? Quindi, una volta che hanno abolito i bot, le persone hanno fatto sempre più fatica a crescere. Molti influencer addirittura sono andati dispersi, hanno perso proprio il lavoro. E invece, l'altro cambio di algoritmo che ci ricordiamo è quando sono scomparsi i like, perché Instagram ha deciso di rimuovere i like perché non erano quelli che ti davano la possibilità di capire quanto tempo un utente trascorresse sulla piattaforma. Perché magari una persona metteva il like, ma effettivamente ha scrollato tranquillamente la piattaforma, aveva messo il like addirittura per sbaglio. Quindi rimuovendo questi due, diciamo, meccanismi, l'algoritmo è andato a migliorare, o meglio, ha dato precedenza non alla quantità, ma alla qualità. E quindi ad oggi quello che è importante su Instagram, ovviamente l'abbiamo appena detto, è la qualità. Ma perché è importante la qualità? Adesso dobbiamo andare a vedere quest'altro step. Perché è importante? Perché, come ogni impresa che si rispetti, quindi scriviamo social. Ok, cosa sono i social? Sono un'impresa alla fine, ragionano come tale. Ok, possono essere visti come strumenti di svago, ma in realtà sono un'impresa. Essendo un'impresa, qual è il loro obiettivo? Avere interessi finanziari. Aspetta, ma forse mi conviene fare una cosa, mi conviene usare la. Ok, sì, questo. Interessi finanziari. Diciamo così. Ok, interessi finanziari. Una volta che noi abbiamo capito che quindi lo strumento principale, l'obiettivo principale di una piattaforma sono gli interessi finanziari, noi dobbiamo capire che quella piattaforma dunque vuole generare i cash, quindi i soldi. Ad oggi Instagram dunque premia tutte le persone che con qualità fanno generare alla piattaforma stessa i soldi. Andiamo a vedere però effettivamente in termini di qualità come gli utenti che si approcciano a Instagram fanno effettivamente generare soldi alla piattaforma. Per stimolare quelli che sono gli interessi finanziari di Instagram, che possiamo anche definirla impresa ad oggi, allora, andiamo. Mi si blocca il computer oggi. Interessi finanziari. Ok, se l'obiettivo è quello finanziario, noi dobbiamo capire che ci sono due tipologie di persone che si approcciano a Instagram e quindi ci sono due persone di cui noi abbiamo nettamente bisogno, noi come Instagram. Quindi sto ragionando come se fossimo la piattaforma. Se io fossi il proprietario di Instagram, giustamente direi di cosa ho bisogno? Ho bisogno di persone che investono nella piattaforma stessa, ok? Quindi investono soldi e che trascorrano il loro tempo sulla piattaforma. Quindi, a tal proposito, cos'è che genera questi due obiettivi, questi due interessi, questi due elementi che sono il tempo e i soldi, no? Cosa
cosa portano? Ci portano a riflettere sulle categorie che ci servono. Quindi abbiamo bisogno di aziende che a loro volta investono soldi in pubblicità. Infatti su Instagram è possibile fare pubblicità, come anche sugli altri social network. E il tempo, quindi persone che creano contenuti di valore per attrarre l'utente. Mi sposto in alto. Una volta che noi abbiamo individuato queste due categorie di persone, Instagram dice: ok, io ho tantissime persone che fanno pubblicità all'interno della mia piattaforma, all'interno del mio ecosistema. Ciò vuol dire che una volta che io ho le pubblicità, devo mostrare quelle pubblicità alle persone. Però è anche vero che se io ho talmente tante pubblicità, ma ho poche persone a cui mostrarle, non mi si può riempire la piattaforma di pubblicità. Quindi a quel punto io devo stimolare le persone che sono all'interno della community di Instagram a generare contenuti di valore. Per generare contenuti di valore, quindi, io devo far sì che le persone siano stimolate nel consigliare ad altri, nel creare informazioni, nel dare consigli, nel generare anche profitto, perché la verità è questa: Instagram può essere anche un mezzo per guadagnare, perché se io faccio pubblicità e vendo dei corsi online, io posso generare profitto anche da Instagram, quindi diventa un interscambio. E più io cerco di stimolare il tempo dell'utente all'interno della piattaforma, più io sono importante per Instagram. Quindi si crea questo interscambio. Più io aiuto la piattaforma nel generare contenuti di valore che portino le persone a trascorrere il tempo sui miei contenuti, più la piattaforma mi premia e mi mostra sempre a un pubblico nuovo. Quindi dobbiamo iniziare a collaborare con la piattaforma e dobbiamo creare quanti più contenuti possibili diversi da altri, perché ad oggi ci sono moltissime pagine che duplicano che le immagini già fatte da altre pagine. Diventa tutto un copia e incolla e quindi le persone che copiano e incollano saranno destinate a sparire. Quindi Instagram premia il contenuto di valore in base anche al tempo che tu cerchi di rubare alla persona che legge quei tuoi contenuti, che guarda i tuoi contenuti. E quindi a tal proposito, come faccio io a farmi premiare da Instagram, se questo è vero? Io devo strutturare un post, ok? Strutturare una caption, che la caption è la didascalia, la caption ca che cattura l'attenzione dell'utente. Ovviamente metterò gli hashtag per essere raggiungibile. E ovviamente, ancora prima dell'hashtag, quindi ho invertito una call to action. Questo poi l'andremo a vedere per bene più tardi, però tu devi capire che il post è diventato fondamentale per Instagram, perché attraverso un contenuto di valore noi rubiamo del tempo ai clienti, ai potenziali clienti, all'utente che si interfaccia con i nostri contenuti, e più tempo le persone dedicano ai nostri contenuti, alla lettura dei nostri contenuti, poi più Instagram ci premierà, perché ad Instagram conviene investire sul tempo che i tuoi post fanno, tra virgolette, perdere agli utenti. Perché più tu sei valido e rilevante per la piattaforma e più ti impegni ad esserlo, più Instagram vorrà mostrarti ad un pubblico sempre nuovo. Quindi le tue storie raggiungeranno più utenti, quindi avrai molta più visibilità, i tuoi hashtag saranno più potenti, eccetera, 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 e via discorrendo. Quindi, come fare per ottenere sempre di più rilevanza per la piattaforma? Ovviamente devi metterci impegno. Ovviamente puoi lavorare su due aspetti. Puoi lavorare sull'attrazione che i tuoi contenuti hanno per la community e poi anche sull'investimento pubblicitario, perché c'è da dire una cosa: ovviamente il pubblico in organico si muove in un modo, il pubblico che tu pagherai per guardare i tuoi contenuti si muoverà in un altro.
Ok, quindi bisogna sempre ragionare su questi due step. Quello che volevo dirti è che effettivamente i contenuti più sono di valore, più sono importanti per la piattaforma di Instagram e quindi in automatico Instagram ti premierà. Con questa lezione è tutto, spero che tu abbia capito il funzionamento dell'algoritmo, spero che ti sia d'aiuto nel capire come approcciarti alla piattaforma, ma senza questa lezione magari non saresti riuscito a capire come creare, qual era la strategia giusta per creare i contenuti e agevolare l'algoritmo. Ad oggi penso che tu l'abbia capito, quindi sono contenta di lasciarti con questa lezione e procedere alla prossima. Ci vediamo al prossimo video.